Gli studenti della 4B del Liceo Linguistico Evangelista Torricelli stanno completando il progetto Cooperiamo a Scuola, grazie al quale hanno potuto imparare i principi alla base del modello cooperativo, seguendo un laboratorio didattico per imparare a creare un'impresa capace di muoversi all'interno del mercato. I tre gruppi di studenti hanno ideato un etilometro da portare sempre in auto per la sicurezza, un'applicazione dedicata alla scuola, dalle elementari alle superiori, e un'impresa di distribuzione di cibo biologico a chilometro zero. La nostra cooperativa, che si chiama CSSA, si occupa della vendita e dell'installazione di un etilometro che, posto nell'autovettura all'interno di una macchina, blocca l'accensione del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a quello permesso dalla legge. E è un sistema di sicurezza che abbiamo ideato noi tutti insieme e pensiamo che possa essere una soluzione al problema attuale e al grave incidente del sabato sera. Allora, principalmente abbiamo deciso di creare una pagina su Facebook in maniera da diffondere, insomma, la nostra cooperativa, sul web, e inoltre abbiamo deciso di diffondere dei volantini, cartelloni, per la città e anche nei negozi magari. Principalmente i punti forti mirano alla sicurezza alla guida e anche a una maggiore tranquillità da parte dei genitori che sono più predisposti a comprare questo prodotto in modo da essere più tranquilli quando i loro figli escono la sera e magari bevono un po' e sono comunque tranquilli che non si metteranno alla guida e non si esporranno a dei pericoli. Il punto debole può essere l'inaffidabilità del prodotto, in quanto chiaramente se non è il guidatore a testare il proprio tasso alcolemico, la macchina parte lo stesso. Il secondo può essere il prezzo, che per un prodotto abbastanza complesso come questo chiaramente non è proprio molto economico, ma sempre abbordabile. La nostra cooperativa si chiama Local Taste e offriamo due servizi. Dei distributori automatici e un furgoncino ambulante. Vendiamo cibo da agricoltura biologica a chilometro zero e che possa valorizzare il territorio. La nostra cooperativa inoltre mira anche a dare una mano a quelle persone che, conducendo una vita molto frenetica, hanno magari problemi a, non so, a preparare pranzo, cena e usufruendo del servizio che noi offriamo, possono tranquillamente spendere poco e avere un pasto di qualità, cioè anche sano, sia a pranzo che a cena. Uno dei punti forti della nostra cooperativa è che punta alla promozione di prodotti biologici e il biologico è un mercato comunque in crescita e tiene conto anche di tutte le esigenze dei possibili consumatori, quindi ha alternative vegetariane, vegane, gluten free o comunque che rispetta le intolleranze delle persone. Inoltre è una sana alternativa alle possibili baracchine o fast food. Abbiamo pensato di creare questa applicazione soprattutto in base alle nostre esigenze, in quanto noi saremmo i primi consumatori di questo prodotto. Si tratta di un'applicazione che contiene contenuti e moduli di apprendimento riguardanti ogni grado scolastico, a partire da elementari e arrivando fino alle superiori, passando anche per le medie, e riguardante qualsiasi classe. All'interno di ogni grado scolastico sono contenute tutte le classi e all'interno di ogni classe diverse materie contenenti i moduli d'apprendimento del Ministero, che il Ministero ci ha fornito e rende pubblici. In conseguenza il target di questa app è molto ampio in quanto riguarda ragazzi a partire da 7-8 anni fino a quelli più grandi dell'ultimo anno delle superiori e a cui si aggiungono soprattutto genitori dei bambini magari più piccoli e professori che possono usufruire di questi materiali anche scaricabili. A seconda della classe e del grado scolastico si può scegliere una materia all'interno della quale si può
ulteriormente scegliere un modulo di apprendimento che conterrà una spiegazione, alcuni esercizi e approfondimenti di vario tipo. Inoltre ci sono supporti per ragazzi diversamente abili e con difficoltà audiovisive e anche per coloro che sono sordomuti. La nostra applicazione la vorremmo diffondere attraverso i due siti dove si possono scaricare le applicazioni, ovvero App Store e Play Store. Le case editrici ci forniranno i materiali, quindi la casa editrice avrà anche un certo guadagno e notorietà. Permetterà anche a noi di ottenere una certa popolarità. Inoltre è stata un'esperienza che comunque ci ha insegnato a lavorare insieme, quindi magari in un futuro ci ha fatto capire come si lavora, diciamo, in una cooperativa, i suoi principi fondamentali.